le navi francesi. Però Giulietto Chiesa, Putin soltanto militarmente o forse politicamente sta gestendo questa crisi? In un modo o nell'altro, ma questo schema non vale niente, scusa, non so chi l'hai fatto tu, non vuol dire niente. Ma no, no, è molto schematico, ovviamente, essendo uno schema. Cosa c'entra? Guerra sì, guerra no, il problema è un altro, è che la guerra l'hanno fatta Obama, l'ha fatta, tu l'hai messo se no, Obama ha cominciato la guerra. Ci siamo dimenticati che nel 2001, quando ancora non c'era la guerra in Siria, il presidente Obama ha emesso un ordine presidenziale in cui ha dichiarato che 2011, in cui ha dichiarato che Bashar al-Assad e il suo governo erano nemici della sicurezza nazionale degli Stati Uniti d'America, praticamente in contemporanea con l'abbattimento di Gheddafi in Libia. Quindi la guerra l'hanno cominciata loro, anzi l'abbiamo cominciata noi occidentali, perché l'Italia in quel momento bombardava la Libia, no? Ce lo siamo dimenticati. Oh, benissimo. Quindi la questione non è sì o no. Putin avrebbe, secondo me, fatto volentieri a meno di mandare i suoi aerei se Bashar al-Assad non fosse lì lì per cadere, a 8 chilometri da Damasco. Erano le truppe. Un porto sul Mediterraneo. Vabbè, c'hanno un porto sul Mediterraneo quando abbiamo gli Stati Uniti che hanno 170 basi in Italia, vogliamo fare il confronto? No, dico, non avrebbe mandato gli aerei se non avesse un porto sul Mediterraneo. Piantiamola lì di fare propaganda, questa è la questione che io voglio poi, dire. Cammino, noi siamo tutti qui a fare della propaganda. Io non faccio nessuna propaganda, sto dicendo che la Russia manda gli aerei perché ha bisogno di quel porto nel Mediterraneo. C'è solo propaganda, la Russia non è vero, intanto per cominciare questa è una semplificazione banale, la Russia c'ha un sacco di musulmani. Sarà per te una semplificazione banale, la mia opinione. Io adesso ti sto dimostrando che hai detto una banalità, va bene, ti sto dimostrando che hai detto una banalità. Ci sono 25 milioni di musulmani in Russia, ci sono. Che cosa stai dicendo? Ma non sai neanche di che parli. Una volta in Parlamento, una alla volta. No, voglio dire semplicemente, questo signore che sta in Parlamento non sa neanche la geografia, non sa. Neanche la geografia sa questo qua. La geografia rispetto agli altri. Chi è educato? Allora. Tu sei quello che ha detto che la strage delle Torri Gemelle è un complotto con il tuo libro Zero. Ma vai tu a fare propaganda qua. Lo ripeto ancora. Adesso ti darò un'altra informazione. Non andiamo troppo oltre. Dille fino in fondo le tue idee. Sono provocato, mi hai interrotto lui. Mi hai confessato 3.000 volte dicendo che era un complotto degli Stati Uniti e della CIA. Allora, però cerchiamo di restare sul tema, per piacere. Io resto sul tema se lui non dice questa cavolata. Allora vai. Vorrei chiudere, Giulietto. Voglio dare un'informazione, sì. No? Perché sennò non si capisce niente. Qui è tutta propaganda, tutta propaganda. Allora, io dico una cosa. Quanti di voi sanno che le indagini su Charlie Hebdo sono state fermate all'inizio di ottobre con l'applicazione del segreto militare? Ti credo. Dal ministro degli interni. Per forza, francese. Per ragioni di sicurezza, ma ti credo. Qual è la tesi complottista? Sentiamo. Quale sarebbe il complotto? Ma quale tesi complottista? Di che cosa stai parlando? No, però scusate. Ma io non ho parlato di complotto. E allora dov'è il problema? Non ho messo il segreto militare perché le operazioni sono... Ma guarda che personaggio. Allora, ma io non ho parlato di complotto. Ma sei proprio veramente completamente... Ma stai... Ma guarda che se ti metti in rosso... Ma raddrizza questi due neuroni che c'hai. Fatemi un attimo restare sull'argomento dell'Europa, perché... Oggi Matteo Salvini, vieni qua. Allora Matteo Salvini, oggi l'Europa, che secondo me, lo dicevamo anche qui, mi sembra un po' tiepida rispetto all'intervento armato.